Appunto, come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Il versetto di oggi inizia con una parola, appunto, che lo lega all'affermazione di Gesù nel versetto precedente, che dice: chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore, chiunque vorrà essere il primo sarà vostro servo, appunto come il figlio dell'uomo. In quel tempo l'impero romano dominava anche sul popolo ebreo, senza alcun interesse per la gente, sottomettendoli con l'ingiustizia e la forza delle armi. Ed è in questo contesto di disagi, di insicurezze, che l'idea del regno di Dio, dove sarebbe regnata la giustizia e l'amore, suggerisce alla madre di Giacomo e Giovanni una richiesta particolare: i posti migliori per i suoi due figli, insomma una sorta di raccomandazione, una richiesta che rappresenta molto bene la tentazione che potremmo avere un po' tutti di cercare e ottenere nella vita i posti migliori. Chi può dirsi immune da questa malattia che è frutto dell'egoismo? È stato il sentimento che ha rovinato il cuore di Lucifero. E noi lo abbiamo ereditato e spesso abbiamo rovinato i nostri rapporti umani, creando conflitti, separazioni, sofferenze, gelosie che hanno portato a una società in cui ognuno desidera primeggiare sull'altro. Non dimentichiamoci inoltre che i 10 discepoli, sentendo la richiesta di quella mamma, si indignarono contro i due fratelli e ne nacque una grande discussione nella quale è dovuto intervenire Gesù per chiarire ruoli e compiti. Ma Gesù ha un'altra risposta. Lotta contro i privilegi, contro la rivalità. E se c'è qualcuno in una posizione privilegiata, insiste nell'atteggiamento di servizio come rimedio contro l'ambizione personale e provocatoriamente dice: ok, chi vuole diventare grande tra voi lo sia, ma si deve fare servo fra voi. Non c'è una condanna verso l'organizzazione in cui qualcuno può avere un ruolo superiore rispetto a un altro, ma ordina di usare questo ruolo per servire l'altro, andare incontro ai bisogni dell'altro, appunto come ha fatto il figlio dell'uomo. Io che uso faccio del potere che ho? Gesù nel versetto di oggi ci rivela il suo segreto. Io, figlio dell'uomo, non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la mia vita a molti. E Gesù oggi ci dice: siate dunque miei imitatori. Buona giornata.